Bene, mister, l'abbiamo vista esultante sotto la curva, si faceva fatica a trattenerla, la gioia era tanta, ma non solo la sua, anche negli spalti e nei giocatori stessi. Un 2-0 che ci sta ampiamente, playoff matematici, ci può anche dire se avete già le partite, se sapete se le giochiamo in casa? Adesso è difficile fare dei calcoli perché bisogna fare comunque un'altra partita, capire dove arriviamo e da lì poi vedremo. Adesso io voglio fare davvero ancora una volta i complimenti alla squadra, che è stata la vera protagonista di questa rincorsa da quando sono arrivato. Non era facile assolutamente, e partita dopo partita secondo me siamo cresciuti, a parte qualche passaggio a vuoto che secondo me è anche fisiologico. Quindi un applauso ai ragazzi che oggi ancora una volta erano determinati a raggiungere questo obiettivo che ci meritiamo e si meritano. Se lo merita il mio staff che mi ha dato fiducia e la società che mi ha dato questa possibilità. Adesso mi godo insieme a loro questa vittoria e poi insomma da mercoledì iniziamo a pensare al vittorio. Sì, oggi abbiamo fatto due record a dire la verità, perché oltre che aver guadagnato per la prima volta nella storia della nuova società del Portogallo Calcio i playoff, siamo a quota 49, mentre l'anno scorso ci siamo fermati a 46, perciò abbiamo anche superato quota punti, che è sempre una piccola soddisfazione da aggiungere a quelle già incamerate. L'ultima partita con la capolista, la prima in casa, sarebbe anche importante chiudere in bellezza, è importante non andare demotivati, su questo ci tranquillizza? Sì, assolutamente, non molliamo niente, anche perché insomma, i punti lì sono importanti per capire con chi giochi e dove la giochi, quindi sarebbe fondamentale chiudere ancora meglio. Colgo l'occasione per ringraziare la città, il pubblico oggi. Era l'ultima in casa. La curva era uno spettacolo, tutta la gente ci ha aiutato e quindi è stato ancora più bello. Quindi ringrazio tutti davvero. Bene, grazie mister. Grazie a voi.